un'esperienza bellissima, un cammino meraviglioso dal punto di vista naturalistico. E ogni giorno è una scoperta, ogni giorno cambia, ogni giorno c'è un paesaggio diverso, una sensazione diversa, bellissimo. Apri la mente, ti fai trasportare dalla natura, anche dal ciclo del sole durante la giornata, anche quello ti regola tutto e stacchi completamente dal mondo. Va dai monti al quasi trekking, si può dire, al mare, è veramente stupendo. Sotto la protezione della Beata Vergine del Buon Cammino, che indica ed apre la via, e di Santa Barbara Vergine Martire, che intercede fortezza nelle avversità, hanno percorso a piedi, con spirito di devozione, il cammino minerario di Santa Barbara, attraverso le bellezze incontaminate del creato, nella terra più antica d'Italia, lodando il Creatore per le sue opere e contemplando l'opera dell'uomo nelle tracce di 8.000 anni di storia, con le sue glorie e le sue fatiche, visitando luoghi di culto e di aggregazione e facendo memoria della tradizione civile e religiosa del nostro popolo. Io ho iniziato il cammino il 1° di marzo di quest'anno, ho fatto tempo a fare 9 tappe, poi la zona rossa mi ha costretto a rientrare a casa e ora in autunno, col tempo un po' più fresco, ho deciso di continuarlo. Siamo partite insieme il 1° ottobre e abbiamo terminato oggi, 19 ottobre. Non lo definirei faticoso. Per me è stata una sfida, diciamo, quindi ci sono tappe faticose, però è lo spirito del cammino che ti fa passare poi ogni fatica. Cioè, adesso io sono rientrata dal cammino, domani partire per un altro cammino. Io sono Barbara Bastos, sono nata in Brasile e io sono qua per fare una ricerca di dottorato sulla giustizia ambientale nei territori post le miniere, no? Io sono una dottoranda all'Università di Pisa e sono arrivata 1 mese fa, ho cominciato a fare una ricerca etnografica per sapere le alternative alle miniere, no? Diciamo così, nel senso della trasformazione del territorio, cose che sono nate dopo la chiusura delle miniere e fare anche un bilancio tra la questione ecologica e la questione sociale, per dirlo, per non lasciare niente indietro. E quindi sono resa conto che c'è il cammino minerario di Santa Barbara, ho scoperto tramite la mia ricerca come un'alternativa allo sviluppo del territorio, anche un altro rapporto con il territorio, anche nell'aspetto del paesaggio e dell'aspetto della natura. Quindi ho scoperto il cammino come appunto anche una, diciamo, possibilità di trasformazione del territorio e sto studiando precisamente questo aspetto, diciamo. Quello che mi ha colpito di più, scientificamente dicendo, è che non è soltanto una questione ecologica, no? Sottointesa come qualcosa che non è collegata anche al fare umano, al saper fare umano, e che ci sono delle contraddizioni che si devono svolgersi, diciamo, nel senso meglio, nel senso di capire, no? Che una cultura che è fatta delle miniere, diciamo, anche. E quindi c'è un atteggiamento con la storia mineraria molto forte e anche risignificare questo tipo di atteggiamento, perché la geologia, diciamo, quello che non è vita sembra è data per scontato, però invece è anche una risorsa per la vita. Quindi per questo argomento delle miniere è molto importante, di capire dove vengono tutte queste cose che noi abbiamo, ad esempio, no? Che vengono dalle miniere, per pensare anche a una transizione ecologica comincia di questi materiali, e quindi è molto importante questo argomento per quello, e anche appunto la questione della giustizia ambientale sempre nel mezzo, attraversiamo questo.